nasce il 27 settembre 1966 a Roma, dove il padre Mario è parte della gendarmeria del Vaticano. Mario e Viola, la madre, sono toscani. Arrivano da quella Cortona in provincia di Arezzo, che poi diventerà la cittadina del cuore del cantante. Lorenzo arriva in casa Cherubini dopo Umberto e Bernardo. Quando è piccolino si ammala gravemente. Mamma Viola è così preoccupata che fa un voto alla Madonna, promettendo una quarta gravidanza se il figlio si fosse salvato. Lorenzo si riprende e la famiglia accoglie la quartogenita, Anna. L'infanzia e l'adolescenza di Lorenzo e i suoi fratelli trascorre felice tra scuola e soprattutto musica. È il 1980 quando il futuro Jovanotti inizia a muovere i primi passi come disc jockey in una radio di Cortona, a cui seguono esperienze in discoteche e radio della capitale, dove si diverte a proporre anche quell'hip hop ancora poco conosciuto in Italia. Gli anni 90 di Jovanotti si aprono con le note di Ciao Mamma, ennesimo successo di pubblico che diventa persino sigla di chiusura di Fantastico, dove Lorenzo è ospite fisso. Non è però un periodo semplice per il cantante, a lungo lontano dalle scene a causa del servizio militare. C'è chi pensa addirittura che la sua parabola sia già in discesa. Non è d'accordo Vasco Rossi, che a Red Ronnie afferma convinto: secondo me Jovanotti comincia adesso. E comincia davvero adesso Jovanotti. Nasce un nuovo Lorenzo, che si allontana da quel mondo spensierato degli inizi per inserire nei suoi testi elementi di impegno politico e sociale. Sono gli anni di pezzi come Una tribù che balla, ma soprattutto di Cuore, canzone del 1992 dedicata al giudice Giovanni Falcone. I testi si sono fatti più impegnati, si sono fatti più attenti a quello che succedeva nel mondo. Sì, sempre con il modo tutto suo di esprimere le Very cose. Positive. Sì, tra l'altro appunto Penso positivo, che è credo del 94, è già una canzone che dice molto, perché c'è sempre il suo modo scanzonato di dire le cose, cioè non è diventato tutto a un tratto pesante, il modo di dire le cose è lo stesso, ma abbiamo cominciato a vedere dei testi più profondi. Infatti Penso positivo, che è una canzone appunto molto divertente e molto leggera, comincia a dire cose molto interessanti. Esatto, lui sceglie comunque una strada apparentemente leggera, apparentemente scanzonata. Io la trovo comunque giustissima, quindi dare un'energia positiva e parlare di qualcosa di positivo affrontando dei temi importanti, come hai detto tu. I primi anni 90 Lorenzo e Francesca iniziano a rivedersi e nel 1994 si fidanzano ufficialmente. Nel 1998 nasce la piccola Teresa. È a lei che Jovanotti dedica Per te, una delle ninne nanne più dolci di sempre, inserite nell'album Capo Horn insieme a Un raggio di sole. Nonostante il profondo sentimento che li lega, Lorenzo e Francesca vivono alti e bassi. Nei primi anni 2000 attraversano una profonda crisi segnata dal tradimento della donna con il giornalista Giuseppe Cruciani. Eppure questo ostacolo non scrive la parola fine al loro amore. Dopo una temporanea separazione, Lorenzo e Francesca capiscono che non possono fare a meno l'uno dell'altra e decidono di pronunciare il fatidico sì. Nel 2008 si sposano nella cattedrale di Cortona, circondati da centinaia di rose bianche. Lorenzo Cherubini salire sul palco dell'Ariston come super ospite. Sanremo è l'occasione per proporre Cancella il debito, un brano che ricalca il suo impegno attivo per la cancellazione del debito nei paesi del sud del mondo. Alla soglia dei 40 anni, Jovanotti è ormai un artista completo, che riesce a bilanciare la sua predilezione per le ballate e le canzoni d'amore con testi che ruotano attorno a temi come l'ambiente, la globalizzazione e la pace. Il cantante di Cortona è sempre più famoso anche all'estero, attirando persino l'attenzione di Hollywood, che utilizza la sua canzone Una tribù che balla nella colonna sonora del film Un boss sotto stress con Robert De Niro e Billy Crystal. Nel 2005 pubblica l'album Buon sangue, che conquista immediatamente il vertice delle classifiche grazie anche al successo dei singoli Tanto e Mi fido di te. Nel 2017 arriva persino al 14° album di inediti Oh vita, prodotto da Rick Rubin, storico produttore americano dei Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers e Linkin Park. Nel 2019 Jovanotti mette tutto se stesso in un tour estivo mai visto prima, il Jova Beach Party.
Da Lignano Sabbia d'Oro all'aeroporto di Linate, 600.000 spettatori, 18 date sold out e tanti amici che salgono sul palco insieme a Lorenzo trasformano il tour nell'ultimo grande evento italiano prima della pandemia. Proprio durante il primo lockdown, quando tutta l'Italia è chiusa in casa, Jovanotti utilizza i social per un nuovo contatto con i suoi fans. Nasce il Jova House Party, dirette giornaliere con amici del cantante provenienti da tutti i mondi della cultura italiana, come musica, televisione e scienza, con risultati spesso molto divertenti. Ma a Lorenzo non basta mettere i dischi degli altri. Nel 1987 esordisce con il singolo Walking della Full Time Records, con il nome d'arte Jovanotti. Viene proposto a Claudio Cecchetto, che inizialmente rifiuta di assumerlo, ma quando la moglie Marina lo nota in un locale calabrese, spinge affinché il marito lo prenda in considerazione. Inizia così l'avventura di Lorenzo Cherubini come presentatore di DJ Television e speaker di Radio DJ, dove tiene addirittura una diretta notturna di 8 ore per il Capodanno 1988. A poco più di 20 anni, Jovanotti è già una star. I giovani italiani lo seguono alla radio e in TV. Gli adulti vedono con curiosità questo scanzonato ragazzo dall'abbigliamento che strizza l'occhio agli Stati Uniti. In tantissimi comprano i suoi primi album, Jovanotti for President e La mia moto, in cui mescola italo disco e hip hop americano.